un ragazzo abbastanza giovane e ben piazzato, ha chiesto del proprietario del locale, io non c'ero e ha detto va bene, consegnagli questa lettera, poi ci faremo rivedere. In questa lettera c'è un inizio di saluto dicendo che il Santo Protettore ci salutava e che ci avrebbe garantito una pace sociale, che però perché tutto questo poteva succedere avremmo dovuto rilasciare un obolo che nei giorni seguenti sarebbero passati a prendere. E in più c'era appunto la raccomandazione di non rivolgersi alla polizia. Siamo andati via dall'Italia apposta per non vivere queste situazioni e adesso ce le troviamo qua, noi non gliela daremo mai vinta. L'infiltrazione criminale italiana qui in Germania è gestita per il 60% chiaramente dall''Ndrangheta. Per questo noi consideriamo l''Ndrangheta la più pericolosa organizzazione mafiosa italiana. Le altre hanno una parte più piccola, la Camorra il 25%, Cosa Nostra il 14%. La stampa tedesca in più occasioni l'ha definita la più grande impresa italiana. L''Ndrangheta SPA fattura più di due colossi come Deutsche Bank e McDonald's e se non si trattasse di una holding criminale sarebbe un caso da studiare per come ha saputo investire e crescere moltiplicando il suo fatturato in tutto il mondo. Il mercato preferito è la Germania, dove si stima che le cosche facciano affari per 45 miliardi di euro l'anno e per almeno tre quarti questa somma viene reinvestita nell'economia legale. Questi soldi sono tanti, che il grande problema dell''Ndrangheta è come riciclarli, come investirli e per questo ovviamente a un certo punto l'Italia è diventata troppo piccola per riciclare tutto questo denaro sporco. Una legge economica banale serviva a un mercato nuovo da colonizzare e serviva in un paese ricco, una dote che la Germania indubbiamente ha. Ma ci sono altri elementi che ne hanno fatto un fronte di conquista perfetto. Un territorio amico grazie agli emigrati che si stabilirono in Germania tra gli anni 60 e 70. Ma soprattutto un paese in cui il codice di procedura penale non è attrezzato per combattere la criminalità organizzata. Due esempi su tutto. In Germania l'associazione di stampo mafioso non esiste. Tutt'al più c'è l'associazione a delinquere, reato per il quale il massimo della pena prevista è 5 anni. Chi indaga poi non può usare alcuni strumenti fondamentali, uno per tutti, le intercettazioni. Anche in Germania, come in Italia, l''Ndrangheta ha iniziato col traffico di stupefacenti. Questo gli ha garantito risorse che poi le 'ndrine hanno iniziato a investire nell'economia legale, soprattutto nel mercato immobiliare e nelle ricapitalizzazioni finanziarie. Questo garantisce all''Ndrangheta ulteriori profitti che le cosche riportano di nascosto in Italia o piazzano in conti offshore.
Oggi l'andrangheta influenza il mercato internazionale e ciò è un fattore di allarme per l'economia globale. In Germania abbiamo prove della presenza di persone legate all'andrangheta, così come di altre mafie italiane, dalla Camorra a quella pugliese. Stimiamo che le cosche qui possano contare su almeno 1000 affiliati. Il BKA, la polizia federale tedesca, stima che siano almeno 229 le cosche attive oggi in Germania, suddivise in 60 locali, nel gergo dell'andrangheta, le zone di controllo esclusivo di un clan. Questi hanno il potere in mano, hanno i soldi. Dopo la caduta del muro, tutto quello che hanno potuto comprare lo hanno comprato. I problemi veramente sono nei paesi, nelle cittadine della vecchia Germania comunista, dove loro hanno investito. Ti riferisci alla situazione di Erfurt? Esatto. Ha detto proprio il termine giusto, Erfurt. Florentini Scheneste, dir bleibt mir im Gedächtnis. Als das große Vermächtnis eine Reise ins Glück. Erfurt, capitale della Turingia, land della ex DDR, Germania dell'Est. Tempo fa un'inchiesta giornalistica di MDR, emittente pubblica tedesca, ha svelato investimenti per milioni e milioni di euro da parte di personaggi legati alle cosche di San Luca. Il cosiddetto gruppo di Erfurt, che fondamentalmente è una costola del clan Pelromeo dell'area di San Luca, ha acquistato 4 grandi locali proprio nel centro di Roma, in alcuni edifici storici. Non posso parlare direttamente di questo caso, ma quello che noi del BKA possiamo senz'altro dire è che Erfurt è una delle città dove la mafia ha molte delle sue attività criminali. È sempre il BKA, la polizia federale tedesca, a quantificare in circa 110 milioni di euro il giro d'affari del gruppo Erfurt, che negli anni avrebbe investito in circa 20 imprese e 30 ristoranti in tutta Europa. La reazione immediata dopo l'uscita del documentario è stata subito una querela da parte di uno dei ristoratori che lavorano e vivono qui a Erfurt e che si è riconosciuto in uno dei personaggi di cui noi parlavamo. Anche attraverso le ripetute querele hanno la sicurezza di poter comunque presentarsi come vittime in queste circostanze. Una situazione che capita anche a noi appena accendiamo la telecamera. Di qua ti occupi tu? Di su quale settore? Mi stai filmando il locale, dico, stai registrando tutto, non per favore per In base al nostro codice penale si deve dimostrare che il denaro investito qui sia effettivamente incriminato. Non è sufficiente affermare che questo denaro appartiene a persone coinvolte in reati. Questo non basta. In altre parole, se un sospetto mafioso viene arrestato in Germania, spetta allo Stato dimostrare che il suo reddito è illegittimo, indagando e producendo le prove necessarie. In Italia, invece, l'onere della prova è a carico dell'indagato. È lui stesso a dover dimostrare che la sua ricchezza è legale. Le informazioni dall'Italia in merito a denaro proveniente dall'andrangheta in passato sono arrivate. Ma che quel denaro fosse effettivamente illegale, questo noi non possiamo stabilire. Io so benissimo che sotto la superficie qualcosa non va bene, ma abbiamo le mani legate dal diritto processuale. È molto, molto, molto più facile investire denaro sporco in Germania che non in Italia. Eppure sono almeno 10 anni che dall'Italia arrivano segnalazioni di investimenti 'ndranghetisti ad Erfurt.
In questa informativa del ROS dei Carabinieri, datata 2008, si parla già della presenza di alcuni personaggi appartenenti ai clan di San Luca dediti al traffico di stupefacenti e al riciclaggio. E i nomi, anzi i cognomi, sono quelli dei clan tra i più potenti di tutta l'organizzazione, i Nirta Strangio e di Pelle Vottari di San Luca, in Calabria. Non c'è la mafia a San Luca. A San Luca non c'è la mafia, c'è persone povere e civili. Mi sono cresciuto qua a San Luca. Non c'è niente, siamo tutti gli stessi. La strada che porta a San Luca si arrampica dal mare fin sulle montagne dell'Aspromonte. Avvertite quando arrivate, consigliano da sempre i carabinieri ai giornalisti poco graditi da queste parti. E anche noi veniamo fin da subito seguiti ed osservati dalle vedette dei boss. Il comune è sciolto per mafia dal 2013, la più lunga sospensione di democrazia del nostro paese. E anche lo scorso giugno le liste sono andate deserte per la terza volta consecutiva. E questa gestione di un quinquennio non può che trovare una risposta nella comunità di San Luca. Cioè in questo nessuno potrà dargli una mano. L'anno scorso un gruppo di cittadini scrisse addirittura al ministro dell'Interno chiedendo di fatto di non votare più, ma di mantenere il commissariamento. I malelingui, che avevano tagliati. No. Sì, certo che ci stanno i malelingui. Si inventano delle cose che non esistono. Dice che San Luca è paese di mafia. Quale mafia San Luca? Paese di cultura, non è di mafia San Luca. Vabbè, però le inchieste, gli arresti. Arresti, cosa? A tutti i parti arrestano. A tutti i parti, non solo San Luca. Tutto questo con la 'Ndrangheta non c'entra, dicono in molti. Anche perché oggi San Luca è un posto tranquillo. Le cosche sono da tempo tornate a fare affari in silenzio e la faida che per decenni ha insanguinato questi luoghi si è improvvisamente interrotta. Dieci anni fa non era così e la storia di quella guerra ci riporta ancora una volta a nord, in una città della Germania nord-occidentale. Mori frate, ma mori no puto, ma mori frate, mori no tutto l'aria. Mori frate, ma! Sì! È il 15 agosto del 2007, quando sei persone vengono uccise fuori dal ristorante Bruno, a Duisburg. Appartengono tutte al clan Pelle Vottare di San Luca e a sparare sono gli uomini del clan rivale, dei Nirta Strangio. La strage è una vendetta per un altro omicidio, avvenuto il 25 dicembre 2006, la notte di Natale, a San Luca. A morire in quell'occasione è Maria Strangio, moglie di Giuseppe Nirta, detto Uverzu, la mente del primo massacro di 'Ndrangheta in terra straniera, arrestato nel 2008. Tuttavia non bisogna dimenticare che molti sallucoti appartenenti alla 'Ndrangheta, perché bisogna precisare sempre questo, sono anche emigrati all'estero, quindi non è necessario pensare che il grosso esponente mafioso poi rimanga nel suo territorio di origine, proprio perché negli ultimi anni la 'Ndrangheta ha subito anche una profonda evoluzione che l'ha portata ad esternalizzare molte delle sue attività economiche più importanti al di fuori del territorio di provenienza, addirittura al di fuori del territorio nazionale.
10 anni dopo, sul luogo della strage, il tempo sembra essersi fermato. Il ristorante è chiuso da anni e le tovaglie rovesciate sui tavoli fanno pensare ad una fuga precipitosa. Eppure, l'Ndrangheta a Duisburg continua a fare affari, invisibile alla comunità. Quella di Duisburg è sicuramente una delle aree dove le 'ndrine hanno i maggiori interessi. E poi questa è la città della strage del 2007. Quello fu il primo e unico momento in cui la mafia fu percepita chiaramente anche in Germania, altrimenti avviene tutto sotto superficie. Da anni questa zona della Germania occidentale è un punto nevralgico nel traffico internazionale di droga tra Nord e Sud Europa. Dalle indagini anche più recenti emerge chiaramente che i grossi traffici mondiali della cocaina vengono gestiti dall''Ndrangheta ad un livello paritario con i cartelli colombiani e con i trafficanti dell'America Latina. Affari gestiti in prima persona dai clan, come si sente in questa telefonata. Ma ascolta mamma, io appena poi io vieno là, con quei soldi partiamo con il nostro lavoro pulito. La città dove... Oh, lo so, è Bogotà. Di Rotterdam, di Hamburg. Dai porti di Rotterdam, Amburgo, Anversa, transita una buona fetta del traffico internazionale di droga. Oggi ne confischiamo a tonnellate, quantità che negli anni 70 e 80 neanche potevamo immaginare. Lei mi chiede che ruolo ha l''Ndrangheta in questi traffici? Solo per la cocaina l''Ndrangheta ne gestisce il 18%. Tra le mafie è la più potente. Stavo mangiando e è arrivata la polizia, anche italiana. Lì dentro veniva riciclato il denaro derivante dalla droga. Io so solo questo. È un pizzaiolo turco a raccontarci l'arresto di Bruno Pizzata. Per molti suoi clienti, Pizzata era un simpatico ristoratore italiano. In realtà, dal suo locale, gestiva un imponente traffico di cocaina tra l'Olanda e la Germania per conto delle cosche di San Luca. No, basta. No, è meglio se non mi riprendete. Non sono al sicuro. State lontani, si legge nel cartello affisso alla porta. Il ristorante è chiuso e da tempo ha cambiato gestione. Pizzata abitava in questa elegante via di Oberhausen, città a pochi chilometri da Duisburg, un appartamento modesto in una palazzina come tante. La vita tranquilla di un lavoratore immigrato e nessuno tra i vicini sembra ricordarsi di lui. Sì, ci sono alcuni casi in cui le pizzerie svolgono la funzione di magazzini della droga. I tedeschi li chiamano Drogenbunker. Luoghi sicuri, dove le droghe vengono custodite e poi trasportate. Per il BKA, la polizia federale tedesca, sono almeno 30 i ristoranti ed altre attività nella zona di Duisburg riconducibili alle cosche di San Luca, in Aspromonte. È da lì che viene Bruno Pizzata, ma anche Giovanni Strangio, l'uomo condannato all'ergastolo perché ritenuto il killer di Duisburg. Anche lui è stato estradato in Italia per traffico internazionale di droga ed in passato gestiva, sempre nella zona di Duisburg, questa pizzeria che oggi ha cambiato gestione. E sempre da San Luca viene Antonio Strangio, detto un meccanico, l'ultimo latitante arrestato dagli inquirenti italiani in questa zona nel dicembre 2017.
Mastrangelo conosceva bene anche la polizia tedesca. Anni fa aveva ucciso un uomo e poi si era sbarazzato del corpo in questa discarica. Incastrato dalla polizia, aveva confessato il delitto e condotto gli inquirenti sul luogo dove aveva nascosto i pochi resti della sua vittima. I giudici lo avevano condannato per omicidio colposo, ma nessuno in Germania era venuto in mente di indagare sui suoi legami con l'Ndrangheta. Il problema è che in Germania il termine organizzazione mafiosa non è ancora stato inserito nella legge come reato. Ci auguriamo che le cose cambino, prendendo il codice italiano a modello. Antonio Strangio è parente di Giuseppe Pelle. I due hanno molte cose in comune. Sono nati entrambi a San Luca e per gli inquirenti appartengono alla stessa 'ndrina. Entrambi poi sono stati a lungo latitanti prima dell'arresto. Viene definito come soggetto apicale dell'organizzazione 'ndranghetista unitaria, con un ruolo, diciamo, propulsivo sotto il profilo decisionale e strategico. Con il frastuono della nostra di seguirla anche all'estero. E all'estero che eccoli qua, insomma, di tanto in tanto c'è qualche abitazione. A differenza di Strangio, però, Giuseppe Pelle non aveva mai lasciato la sua terra e dal 2016 si nascondeva a Condufuri, comune a pochi chilometri da San Luca. Una zona molto impervia, qui siamo nelle contrade del comune di Condufuri, una zona accidentata, molto aspra, il tipico paesaggio calabrese della zona ionica, ricco di vegetazione, quindi luogo ideale per i latitanti per rifugiarsi. Sono gli uomini della squadra mobile di Reggio Calabria ad accompagnarci sul luogo del blitz avvenuto il 6 aprile 2018. Come vede, sta passando una vettura in questo momento. Vede? Quindi il nostro osservatore, l'investigatore di quassù, a noi raccontava minuto per minuto, secondo per secondo, tutto ciò che avveniva di giorno e di notte all'obiettivo. Servono 3 notti di appostamenti sulle rovine del castello della Mendolea, in Aspromonte, prima che arrivi il via libera al blitz. Alfa 8, tu sei? Vai. Lì abbiamo poi compiuto quella che in gergo definiamo la picchiata. Siamo intervenuti in 50, 55. Piedi porco. Abbiamo illuminato a giorno questa zona e lì abbiamo dato l'ordine di sfondare il portone in condizioni appunto di visibilità e abbiamo appunto trovato, individuato il punto della casa in cui il latitante stava riposando e lo abbiamo ammanettato. Polizia! Luci! Boh! Fermo, Pelle! A posto! Armando! Si è arreso e si è consegnato ancora una volta allo Stato come hanno fatto altri latitanti. Eccolo lì. Questa è l'abitazione dove... Nessun bunker. Giuseppe Pelle viveva in questa palazzina abitata da un paio di famiglie. All'interno era un appartamento come tanti, l'unica concessione, una grande vasca idromassaggio. Nella cantina, tra le ricotte appena preparate, c'era la camera, un letto singolo ed una televisione appoggiata in una nicchia. Possiamo anche dire che con l'arresto di Pelle si chiude la stagione dei grandi latitanti in Calabria. Negli ultimi anni ne sono state assicurate alla giustizia 13, tra cui almeno 3 appartenenti al gruppo dei 10 latitanti più pericolosi d'Italia, ma anche d'Europa. Riceveva nella propria casa di Bovarino politici anche di rango regionale per avere pacchetti di voti.
Quindi questo signore faceva da cerniera tra l'Ndrangheta e la politica, quantomeno quella locale e regionale. Il legame tra criminalità e politica è un modello operativo che l'Ndrangheta ha esportato anche in Germania. Sono gli anni 90 quando Günther Oettinger, al tempo esponente di primo piano della ZDU nel Land di Stoccarda, frequenta assiduamente il ristorante italiano di un certo Mario Lavorato. Visitava quel ristorante fino al punto che l'allora ministro degli interni gli disse: stai attento cosa dici in questo ristorante, perché noi stiamo ascoltando i servizi, no? Perché questo è sospetto mafioso. Già ai tempi il nome di Lavorato era finito più volte nel mirino degli investigatori italiani che indagavano sugli investimenti dell'Ndrangheta in Germania. Non ci sono mai stati risultati concreti, però si sa che quel Mario Lavorato ha dato dei soldi al partito di Oettinger. Oggi Oettinger, uscito pulito da quelle indagini, è il potente commissario europeo per il bilancio, mentre Mario Lavorato è stato recentemente arrestato per legami con la cosca dei Farao Mirandola. Secondo me è più interessante non cosa ha fatto Oettinger, ma è più interessante ponersi la domanda: perché questo Lavorato ha fatto quello che fa? Perché ha fatto, non solo ospitato, ha fatto le feste per Oettinger, per il suo partito? Perché ha dato questi soldi? Non sono stati molti, ma è un legame. È l'inizio di cercare di installire un legame mafia-politica, la famosa zona grigia. Sulla base delle informazioni in vostro possesso, avete notizie di legami tra 'Ndrangheta e politica in Germania? Non possiamo dire che ci sia questo rapporto, però possiamo affermare che ci sono e ci sono stati rapporti di conoscenza. Questo sì. A Erfurt, i politici che io ho visto personalmente, politici importanti, vanno a pranzo in questi locali che sono sotto il sospetto mafioso. Lei, ministro, è preoccupato per questa situazione? No, paura no. Io evito questi locali, non ci vado. Lo so che ci sono queste strutture e me ne voglio tenere lontano. Ad Erfurt, per esempio, i contatti tra politica locale e certi personaggi in passato sono stati più volte documentati. Oggi il centro storico della città è un gioiello e i ristoranti italiani sono molti e nei luoghi più ambiti. Dopo il 1989 il centro storico, che è bellissimo, fu semidistrutto. E allora c'è anche la citazione dell'ex sindaco di Erfurt: se qualcuno mi dà dei soldi per rifare questa bellissima città, chi sono io a chiedere dove sono stati guadagnati questi soldi? Secondo la Polizia Federale tedesca, almeno 11 attività commerciali nel centro storico cittadino apparterrebbero al cosiddetto gruppo Erfurt, lo stesso che negli anni ha finanziato il restauro della facciata del comune e la squadra di calcio, facendosi ben volere dalla comunità. Non hanno ancora capito che questo avere ristoranti e alberghi è solo il primo passo per andare oltre. Non esiste questa roba qua. Ah, proprio non esiste? Anche a Brescello, il comune di Don Camillo e Peppone, personaggi legati all'Ndrangheta avevano investito nella comunità locale. E questo è uno degli aspetti più innovativi, il cercare di conquistare il consenso sociale attraverso eventi sportivi, sponsorizzazioni a squadre di calcio, oltre a sagre di paese, perché in questo modo la gente pensa che questi imprenditori non siano dei mafiosi, ma che siano dei benefattori. Elia è lo studente che nel 2014 filmò l'ex sindaco di Brescello in compagnia del boss, Francesco Grande Aracri. È quello lì, Grande Aracri, Francesco. Cosa ha detto? Ah, volevo invitare dentro. Però se ci si aspetta
che in comuni come questi ci possono essere degli atti eclatanti, probabilmente si ha un'idea un po' diversa dalle forme dell'infiltrazione della criminalità organizzata. Nel corso degli ultimi anni si sta notando sempre di più un'attenzione anche nei confronti dei comuni, delle amministrazioni, dei territori. Videoinchiesta che portò allo scioglimento del comune per infiltrazioni di 'ndrangheta. Per la Rossa e civile Emilia fu uno shock scoprirsi terra di mafia. La forma dell'infiltrazione al nord, almeno per quella che è la nostra esperienza, è più difficile da cogliere, meno evidente, meno palpabile direttamente. Richiede forse anche uno sforzo maggiore, richiede la necessità di andare a guardare in altri ambiti dove quelli che qualcuno definiva, no, menti finissime, vanno a fare delle scelte. Da decenni a Brescello domina 'ndrina Grande Aracri, originaria di Cutro, e uno dei boss, secondo gli inquirenti, è proprio Francesco Grande Aracri. Negli anni lo Stato lo ha privato di beni per milioni di euro, ma nonostante questo lui continua a vivere in una delle villette sequestrate. Non lavorano, girano in macchina, i fanno spesa e pagano. Dove li prendono i soldi? Perché li lasciano fare? Mi piace andare in televisione. Non scaldarti che è lo stesso. Sì, ma perché gli alletti qui? I cutresi di Brescello vivono tutti in questo quartiere, che chiamano Cutrello. Alti cancelli, statue, fontane e una sensazione di controllo costante. Non facciamo in tempo a filmare il boss nell'abitazione confiscata che un sasso colpisce la nostra auto. Come dimostra anche quello che è successo qui alla vostra automobile, è chiaro che si fa fatica ad accettare chi pone domande, anche delle semplici domande. Adesso andiamo a sinistra. Esattamente in questo territorio sono avvenuti 40 roghi dolosi nell'arco di circa 10 mesi, 40 episodi che hanno danneggiato imprese, ristoranti, discoteche. Le videoinchieste di Elia arrivano in tribunale e vengono citate in 5 diversi processi, il più importante, il processo Emilia. Si parlava di questi incendi come ordinari fatti di cronaca e c'è stata la necessità invece di collegarli tra di loro, e poi diversi di questi episodi li abbiamo ritrovati nel maxi processo Emilia, il più grande processo di mafia del nord Italia. Il maxi processo ha rivelato un intreccio decennale tra l'economia locale e le cosche che in Emilia avevano messo le mani anche sulla ricostruzione post sisma del 2012. La sentito l'ho nascosto. Anche quello di Papanona Mirandola. Come fatiamo? A ridere è Gaetano Blasco, imprenditore calabrese arrestato nel 2015 ad Augusta, in Germania. No, non avete capito. Non dovete fare nessuna cosa, non è successo niente. Niente? Non ti prendo nemmeno che te lo sbatti in testa. Già alcuni anni fa andai a porre delle domande a Gaetano Blasco e lui reagì con delle manate alla telecamera che tenevo in mano dicendo ti vengo a prendere fino a casa. Blasco aveva anche rapporti d'affari ad esempio in Germania, dove oltretutto suo figlio è nato, e ad Augsburg c'è un noto ristorante, pizzeria da lui gestito. Io vengo dal mio paese, li conosco, sono come un fratello, come in quel modo. In quel modo le potrei. Mafioso. A Melsungen, in Assia, i ristoratori italiani non parlano davanti alle telecamere. Molti appaiono spaventati. E anche noi ci accorgiamo che qualcuno ci osserva, un mezzo di grossa cilindrata che ci segue per tutto il paese. Però se li hanno arrestati qualcosa facevano? Non ci facevano. Quando sono stato a Tisola, per esempio, Isola di Capo e tutto, lì
Tu entri e sei subito sotto sorveglianza. Io pensavo, ma una cosa del genere a Germano non si trova. Mentre sono stato nella Asia, in alcuni posti succede la stessa cosa. Hallo, komm jetzt mit mir fort von hier. Nichts hält dich hier wirklich fest, auch diese blauen Blumen nicht. Fort, fort. Melzug è nella classica cittadina tedesca, 13.000 abitanti, un benessere diffuso, una popolazione prevalentemente anziana e ben 4 ristoranti intestati, secondo gli inquirenti, ad esponenti della cosca Farao Mirandola di Cirò Marina, nel Crotonese, una delle più feroci e potenti, come si sente in questa intercettazione. Il capo di Cirò, domani mattina devo andare là. Tu un paio di rifiutare? No, capisci che vuol dire un rifiuto? Una morte istantanea. That's wonderful, wonderful, wonderful. Good luck, my baby. È il gennaio scorso quando 169 persone finiscono in carcere tra la Calabria e la Germania. È l'operazione Stige, traffico dei rifiuti, appalti pubblici, gestione dei migranti. La rete dei Farao Mirandola arriva fino alle zone di Stoccarda e dell'Assia, dove i cirotani da anni investono grandi capitali. Secondo gli inquirenti, gli uomini della cosca imponevano vino e molti altri prodotti ai ristoratori italiani in Germania. Il ristorante era questo. Questa è la parte bruciata. Questa è la parte bruciata. Chi non si piega ne paga le conseguenze e può capitare che un ristorante italiano vada a fuoco, come succede a volte in Calabria, ma qui siamo ad Anau, altro comune dell'Assia. Però non si è capito chi è stato. Io non so niente. Non so niente. E se qualcuno viene da te e dice tu devi comprare questa cosa e ti punta la pistola, non è che dici guarda io magari 10 scatole prendo ma non 50. No, è una risposta che non dai, dici sì. Non c'è solo l'andrangheta, ci sono anche le russe, ci sono le turche, ci sono... non siamo solo noi cattivi, cioè non sono tutti noi, cioè, non siamo tutti noi cattivi. Operazione Luca. Nei luoghi citati da Stige però quasi tutti negano, le vittime del racket e anche i familiari degli arrestati che continuano a gestire quegli stessi ristoranti ritenuti dagli inquirenti di proprietà del clan. E l'accoglienza per noi giornalisti non è sempre amichevole. Noi lavoriamo, i nostri mafiosi, parenti, amici, là. Capisci? Lo so. Cioè, noi abbiamo solo che la gente viene qua, il vino della mafia. Andate a venire che è meglio, ok? Non ho capito come è funzionato. Andate a venire che è meglio, ok? Se tu c'hai un ristorante e vengono persone che lavorano in cucina tua, non è che subito tutti si rendono conto chi è lì e chi non è lì, quindi ti offre anche la possibilità di nascondere o cose, quindi qualcosa che ti viene importata dall'Italia, sia droga, sia armi, o anche persone. Se confermi che tiro cammino di forza l'hanno battezzato loro, confermi che di forza ho battezzato io. Luoghi protetti, i ristoranti, dove le cosche possono riunirsi in summit per progettare investimenti e stringere alleanze, come a Fraunfeld. Io battezzo questa località come l'hanno battezzato in Spagna, Osso Mastrosso e Carcagnosso. Osso Mastrosso e Carcagnosso, ossia i tre cavalieri di Toledo, che nel XV secolo, secondo una leggenda inventata dagli stessi affiliati, avrebbero fondato le mafie in Italia. Summit è un modo per organizzare le attività e per gestire le attività senza pestarsi i piedi, quindi senza generare quelle situazioni di conflitto che sono assolutamente svantaggiose per l'organizzazione criminale. Nel 2014 sempre i carabinieri intercettavano un altro summit e questa volta tra i casolari di Castello Brianza, in Lombardia. Giuro, devo negare. Tutto fino alla settima generazione in Valle. Tutta la società criminale da me che la voce riconosciuta. L'andrangheta ha questa ritualità che loro fanno derivare dal Medioevo e che replicano come al momento dell'affiliazione oppure
in varie fasi della vita dell'organizzazione criminale. Però devo dire, talvolta si ha la sensazione che questi riti siano più così una cosa di facciata, perché poi alla fine al nord l'Ndrangheta non si fa problemi, ad esempio, nell'arruolare anche gente nata al nord, non di famiglia ndranghetista, che francamente quel rito lo vive semplicemente come un aspetto meramente formale. Gli stessi antichi rituali da celebrare in luoghi simbolici, come il Circolo Falcone e Borsellino di Paderno Dugnano, Interland milanese, dove i boss qualche anno fa si riunirono pianificando omicidi ed investimenti tra i poster dei due magistrati antimafia. Non ha senso di parlare di infiltrazione, ma non aveva senso parlare di infiltrazioni neanche nel 2000, neanche nel 1990. Basta ricordare le indagini a cavallo tra la fine degli anni 80 e i primi degli anni 90, quando al nord vennero arrestati e condannati più mafiosi di quelli che nello stesso periodo venivano arrestati e condannati a Palermo. Quindi, diciamo, è la scarsa memoria storica che fa parlare di infiltrazioni. Appalti pubblici, traffico di droga, gestione dei rifiuti. Ad Esio, sempre in Brianza, ci sono 35.000 metri quadrati di sostanze tossiche sepolte sotto la sabbia e la cava dell'Ndrangheta. Non viene vista come un problema criminale, non viene considerata come un'emergenza. Invece molte indagini, per esempio, dimostrano che spesso gli imprenditori del nord si rivolgono all'Ndrangheta per avere la possibilità di accedere ai servizi che l'Ndrangheta rispetto al resto del mercato offre con costi molto più bassi. Secondo la DDA di Milano, sono almeno 18 le cosche attive in Lombardia, una presenza decennale accertata da varie inchieste e processi, come l'operazione Crociata dei Carabinieri, partita dalle denunce di un imprenditore. Hanno fatto un incendio nel piazzale della mia carrozzeria, dove hanno preso fuoco 14 macchine, hanno provato in tutti i modi a eliminarmi, questo è il punto. Una persona che ha un'integrità personale non si fa schiacciare. Se c'ha l'integrità alta, costo che ci rimette la vita, ma non si fa schiacciare. Grazie a quelle denunce sono arrivate condanne pesantissime per esponenti di primo piano della cosca di Mariano Comense. Denunce spontanee non ce ne sono tante. L'omertà al nord non ha nulla da invidiare all'omertà al sud. Forse a cause diverse, ma non ha nulla da invidiare, anzi, si potrebbe dire che anche peggio. Gli estorsori condannati erano gli uomini di Salvatore Muscatello. Per anni in questa villa brianzola c'è stata la fila di ndranghetisti, imprenditori e politici locali. Il boss li riceveva dagli arresti domiciliari. Hanno un peso specifico nella comunità e anche nella comunità calabrese. Soldi non soldi. Io mi ricordo che quando c'era stata l'indagine, quella sui Papalia, che poi non è mai arrivata una sentenza definitiva dopo 10 anni, uno era latitante e lo si andò a cercare, si sapeva che era in uno di questi paesini tra Pavia e Milano. Comunque lì, insomma, la comunità automaticamente, o per timore o per omertà, proteggeva il latitante. L'attività di sensibilizzazione è fondamentale. Cos'è l'Ndrangheta? Chiediamo alla madre di Matteo Vinci, saltato in aria il 9 aprile 2018 su un'autobomba piazzata, secondo gli inquirenti, dalla potente cosca dei Mancuso, a Limbadi, in Calabria. No, potente lo dite voi. Non credo che sono così potenti. Sono solo codardi. Giovani baldanzosi che credono di mangiare il mondo. Ma non è così. Non valgono niente. Sono persone da nulla. Sono persone sotto zero. Non li temo. Penso che c'è molto marcio da debellare. La strada è lunga,
ma bisogna combattere. Si potrebbe quasi dire che i tedeschi amano un po' questa idea del mafioso, signore elegante, occhiali da sole, cioè tutte queste cose che si conosce dai film americani, che non vogliono dissociarsi da questa idea. Qualche anno fa, per esempio, fece scalpore l'uscita di alcuni CD con canzoni che inneggiavano alla mafia. I testi dei brani erano in italiano e tedesco, come la canzone sull'attentato di mafia al generale Alberto Dalla Chiesa. Ammazzarono generali, ammazzarono prefetto di Palermo, non ebbe tempo manco per pregare, chi lo mandaro dritto Padre Eterno. Nonostante questo, i CD furono venduti in circa 150.000 copie e in diversi articoli alcuni giornalisti tedeschi definirono questi brani espressione di un'autentica cultura mafiosa calabrese. Qua c'è una scuola di lingue che si chiama Sprachmafia, che non si rende neanche conto che il termine mafia è un termine che dovrebbe essere connotato in modo negativo. Sangue, omicidi, droga, tante vittime innocenti, tutta questa percezione, che è una percezione purtroppo molto italiana, nel senso che in Germania non esiste, noi non ce l'abbiamo. Un esempio, c'è una vecchia signora ebrea che fa musica rap con un gruppo e si chiamano Microphone Mafia. Quindi questi fanno musica per la pace. In Germania tutti sanno che c'è la mafia, però non viene visto come un pericolo, perché anche gli omicidi che succedono con la mafia, normalmente i colpiti sono sempre italiani. Ho combattuto fino ad oggi, ho perso un figlio. Ma questo mi dà più forza per combattere, perché noi come famiglia abbiamo una dignità da difendere e quindi noi combatteremo finché vivremo. Tanto la nostra vita è finita. Soon.